Beh, ricordiamo che il 20 77 46 è libero in questo momento, la linea telefonica che insomma serve un po' così a metterci tutti quanti in contatto. E a questo punto direi anche di parlare dei concerti futuri per quanto riguarda Massimo, cosa ne dici? È che tu sei sempre in giro. Non so le date, non so quando, so delle cose con vaghezza effettivamente, tipo che dovrei suonare alla Mascherona, al Mascherona Club, ma non so ancora quando. Dovrebbe essere un'apertura di una rassegna di canzoni d'autore dove vengono anche i premiati del famoso concorso Città di Recanati, famoso nel senso che ne parlavamo prima. E poi altre cosettine. Ricollegandosi a Siriani, ricordiamo che sarà anche sabato sera al teatro di Bogliasco con il suo recital. E ricordiamo anche che stiamo per ascoltare anche qualcosina tratto dal tuo primo lavoro, che era Le parole del gatto. Allora, via Gibaire un poeta. Anche qua nel titolo abbiamo una via. Allora, tu componi praticamente dall'età di 13 anni, se non sbaglio. Hai cominciato a scrivere canzoni più o meno intorno ai 13 anni. Sì. E tutto il materiale contenuto in questo tuo primo lavoro fa parte così di... Naturalmente no, il più delle cose scritte le ho buttate via. Sono rimasto quindi con un... poi continuando a fare altre canzoni, anche se adesso è un po' che invece non ne faccio più. Sono rimasto con appunto con quella ventina di pezzi, 20-25 pezzi comunque amabili da me, e quindi li ho un po' smistati tra il primo e il secondo disco, e altri ne metterò nel prossimo. Certo, per quanto riguarda l'ipotetica così realizzazione di un videoclip, cosa ne pensi? Ma non ho niente in contrario, però siamo sempre lì. Se realizzi un videoclip, ho fatto bene o niente praticamente. A parte il fatto che ci sarebbe un lunghissimo discorso da fare sui videoclip italiani, che sono orrendi e anche immediatamente riconoscibili, nel senso che anche se non sei proprio un tecnico, quindi non riconosci il modo di usare la telecamera o queste cose qui, però intanto le facce, anche quando cantano in inglese. Però se sono della Padania lo vedi che sono della Padania, non è... vedi un Dandy Dark ma dalla faccia capisci che è di Cuneo, per esempio. Cioè, poi ci sono altre particolarità, per esempio quello che io chiamo il fattore F, dove F sta per femmina, c'è sempre, o per fotomodella, c'è sempre una specie di fotomodella nei video italiani, fatti, quelli che vengono trasmessi tipo su Video Music, insomma, quindi fatti con un minimo di dispendio, proprio un minimo, ma non quelli di Aiazzone, insomma, quelli... E com'è, come non è, assoldano evidentemente qualche attrice, qualche fotomodella, qualcosa, e non si capisce bene il ruolo che poi abbia in questa storia, dove comunque insomma le idee portanti sono 4 o 5, cioè o si svolge in un posto dove si suona, questo spesso succede, oppure in un bilocale, a volte si svolge in un bilocale, e se è rock è un bilocale di città, se invece è una canzone più romantica, d'evasione, in un bilocale di campagna, qualche volta anche in una cascina in Umbria, per esempio. Ci sono proprio queste categorie precise, cioè i video italiani sono questi, tranne pochissime eccezioni. Allora, quello che dicevo prima, tu puoi anche farlo sto video, ma poi te lo trasmettono? Questo è già una cosa. E poi se te lo trasmettono, te lo trasmettono due volte, tre, cinque, se proprio gli dai dei soldi magari te lo fai trasmettere anche di più, però poi che cosa te ne viene in tasca dal momento che comunque il disco non si trova, viene mal distribuito, no? E quindi il video come tale è una cosa tanto carina, però l'utilità effettiva promozionale è quasi zero, se non va di pari passo con tante altre cose, no? Allora poi alla fine succede che si vede il video tra amici, cioè io conosco persone che hanno fatto il video e poi i musicisti che hanno suonato con queste persone che hanno fatto il video,
poi non sanno cosa fare, tipo di sera dicono cosa facciamo, giochiamo a Risico, no, vediamo il video e che ci facciamo due risate, perché sono filmati in modo tale che spesso proprio c'è da farsi due risate a vederli, no? Sì, anche se, cioè, se non sbaglio, comunque ultimamente non è proprio così, visto che forse fino a qualche anno fa si era legati soprattutto, cioè si faceva un videoclip bene o male legato al pezzo sanremese o al pezzo del Festival Balle, no, eccetera. No, ma qualsiasi pezzo, anche iper alternativo. Forse il canale Video Music si è un po' così. E il canale Video Music stranamente, ma non forse, non tanto stranamente, presenta delle schifezze di video per quanto riguarda l'Italia e dei video in genere invece più convincenti per quanto riguarda l'estero, ma evidentemente non hanno del materiale buono. Cioè, sembra che lo facciano apposta. Uno vede Video Music e vede magari anche delle cose ben fatte e poi video italiano. È una cosa tremenda, cioè proprio quasi sempre. Adesso c'è forse qualche eccezione, ma io mi ricordo dei video, un video di un rapper di cui non sono pagato per ricordare il nome, una cosa atroce, con dei finti poliziotti in uno stadio che fanno finta di pestare i rapper, ma lo menassero veramente. Cioè, mettere un finto rapper? Sì, ma vabbè, ma la finzione ha la sua bellezza, ma non in questi casi comunque. Perché poi queste sono prese per il culo, diciamo la verità. Beh, c'è la tendenza. Oppure il finto rocker, nella appunto. Finta metropolitana, col finto treno, con la ragazza falsa che si allontana sculettando col culo vero, almeno quello, insomma, almeno qualcosa di vero. Niente, il video italiano è così, e poi oltretutto viene fatto da persone che non so per che motivo poi si spendano soldi per fare video, perché poi di fatto mica sempre uno vende. Cioè, sì, è venuta un pochino la convinzione che essere scarsi basti per fare successo. Non è così. Essere scarsi è una condizione forse necessaria, ma non sufficiente per avere successo. Non è che tutte le schifezze automaticamente vendono, devono anche essere fatte in un modo funzionale alla vendita, se no mica tutti vendono. Sì, ma questo è un po' un disco, in realtà si parte dal video, ma adesso si parla di industria discografica proprio, di produzioni. Sì, in effetti sono parecchi video di... Avete mai, ascoltatori di Radio Reporter, avete mai pensato che sono 15 anni che... non si produce più canzone d'autore nuova, tranne pochissime eccezioni. L'altro giorno c'era un articolo delirante, secondo me, sull'Unità, sulla nuova canzone d'autore. Non so se l'avete letto. Chi l'ha scritto? Non si è firmato, non a caso. In cui comunque venivano proposti come nuovi cantautori di grosso livello, dei personaggi che, francamente, chi più chi meno, comunque non hanno molto da dire. E venivano invece tipo? Io te li cito anche, se vuoi, vedo che i nomi vi astenete un po'. No, comunque... Samuele Bersani te lo faccio io subito. No, secondo me Samuele Bersani, poverino, non è neanche male tra tutti. Comunque, sì, insomma, ma non puoi proporlo come la grandissima promessa della canzone d'autore. È un ragazzo bravino, però insomma, la scia nata con Ligabue direi che è un esempio. Sì, ma quella non è canzone d'autore. Cioè, sì. Sarebbe come dire che il cinema di Vanzina è cinema d'autore. La canzone d'autore non è quella che fanno i cantautori. La canzone d'autore sta al cinema d'autore o al fumetto d'autore. È una cosa particolare che già paga il fatto che non è minoritaria, insomma. Quindi perlomeno poi non rompeteci i coglioni, cioè perlomeno dite questa sì, non venderà niente. Non interesserà a nessuno, probabilmente il 2000 non fa per lei, ma questa qui è canzone d'autore, non quest'altra. Cioè, io non posso pensare di fare delle cose che in qualche modo vengono messe poi nello stesso bidone dove c'è Marco Masini, perché Marco Masini fa delle cose che fa lui, che non c'entrano niente con quelle che faccio io, ma non solo non c'entrano niente con quelle che faccio io, ma proprio non c'entrano con quello che io penso essere canzone d'autore. Quella è un tipo di canzone che è canzone, anche quella. Se vogliamo, lui è un cantautore, anche se poi scrive in realtà i testi, glieli scrive un altro. Però non c'entra niente, sarebbe come dire prendere, non so, nella letteratura, vabbè, ma in effetti oggi è così, oggi tutto è letteratura. Succede, non so, che c'è al quinto posto, nella saggistica c'è al quinto posto Nietzsche e al sesto posto Sgarbi, che però recupererà col tempo.